Sono servite quasi 24 ore ai vigili del fuoco per svuotare la cisterna piena di GPL che ieri si è ribaltata sulla strada 379 nei pressi di Torre Pozzelle. La provincia di Brindisi è al 52esimo posto in Italia per episodi di criminalità avvenuti nel 2020, emerge da un report pubblicato dal Sole 24 Ore. Controlli dei carabinieri nelle aziende agricole, Green Pass ok, ma sono emerse altre presunte irregolarità. Lo avete ascoltato dai nostri titoli, un gran lavoro dei vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi per svuotare la cisterna piena di GPL che ieri si è ribaltata sulla strada 379, siamo in località Torre Pozzelle, un'operazione molto delicata che si è conclusa soltanto nella mattinata di oggi. Il servizio di Cristina Cavallo. L'autocisterna piena di GPL si era ribaltata intorno alle 10.30 di lunedì 25 ottobre sulla strada statale 379 nei pressi di Torre Pozzelle, Marina di Ostuni in direzione nord. Per cause ancora in corso di accertamento, l'autista avrebbe perso il controllo del mezzo, la cisterna è finita nel canale di scolo. Dopo i soccorsi al camionista incastrato nelle lamiere che avrebbe riportato un trauma cranico, i vigili del fuoco, consegnato l'uomo alle cure del 118, hanno iniziato un delicato intervento di travaso del GPL dal serbatoio del mezzo. L'operazione si è conclusa nella mattinata di martedì 26 ottobre dopo quasi 24 ore di incessante lavoro da parte dei pompieri che dopo la messa in sicurezza del luogo dell'incidente hanno travasato il gas sino a giungere al ribaltamento con l'ausilio di un'autogru del mezzo. Sul posto sono state impegnate più squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi, dal distaccamento di Ostuni e da Bari. Le operazioni sono state coordinate dal comandante Giulio Capuano. Gli agenti della Polizia Stradale invece si sono occupati della viabilità. La carreggiata in direzione nord è stata riaperta al traffico solo nella mattinata di martedì 26 ottobre. E noi siamo collegati in diretta proprio con il comandante provinciale dei caschi rossi brindisini, parliamo del comandante Giulio Capuano. Intanto buon pomeriggio e grazie per la sua disponibilità. Ecco, abbiamo descritto queste operazioni assolutamente delicate, un rischio elevato, quello che sostanzialmente, mi corregga se sbaglio, potesse scoppiare tutto. Sì, in effetti l'intervento rappresentava un grosso rischio, quello di un'eventuale perdita di GPL sia in fase liquida e in fase gas a seguito del ribaltamento. È un intervento che quando tutti i vigili del fuoco si trovano ad affrontare non con una frequenza elevata, ma diciamo sì, sono stati dati come anche lo scoppio di Bologna di qualche anno fa. Infatti diciamo la preoccupazione iniziale è proprio quella di contenere e eliminare qualsiasi tipo di fonte di innesto proprio per scongiurare una situazione, diciamo che questa volta per fortuna è andata bene, non ci sono state criticità sull'involucro esterna e quindi siamo tranne in pochi punti dove con l'attrezzatura di protezione siamo riusciti a tamponare una falla. Poi diciamo, la squadra è stata una bravissima di Ostuni che è intervenuta per primo sul posto e quindi nel contenere l'attività, la perdita di GPL è riuscita a dare a questa attenzione che è un'attenzione prioritaria a salvaguardia della vita umana del conducente. Quindi sono stati molto professionali nel trarre rapidamente senza grossi danni durante l'attività di soccorso alla persona infortunata e di questo sono contento e mi complimento con i colleghi tutti che sono intervenuti. Grazie. Sì, prego. Grazie, insomma è stato molto preciso, stiamo vedendo intanto scorrere le immagini e anche chi ci ascolta da casa può evincere da sé la pericolosità e il rischio che sostanzialmente è stato evitato grazie al gran lavoro dei vigili del fuoco brindisini. Grazie al comandante Giulio Capuano per questo intervento in diretta, naturalmente buon lavoro comandante. Adesso andiamo avanti con la cronaca giudiziaria, è stato arrestato anche il terzo killer condannato in via definitiva per un omicidio avvenuto in Montenegro nel 1998, l'uomo ricercato da qualche giorno si è costituito presso i carabinieri, Gianmarco Di Napoli.
Si chiude definitivamente il cerchio sull'omicidio di Nikolaj Lipolis, ucciso in Montenegro nel settembre 1998. Il terzo killer, condannato con sentenza definitiva a 30 anni di reclusione, si è presentato presso la caserma dei carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni per costituirsi. Si tratta di Emanuele Guarini, 47 anni. Era sfuggito alla cattura qualche giorno fa, quando i carabinieri avevano bussato alla sua abitazione per eseguire l'ordine di carcerazione emesso dalla Corte d'Appello di Taranto. Sabato erano stati tratti in arresto gli altri due killer, Marcello Cincinnato, 54enne di Vesagne, e Antonio Epicoco, 47enne di Tuturano, che dovranno espiare rispettivamente 20 e 25 anni di reclusione. Gli arresti scaturiscono dalla sentenza definitiva della Corte di Cassazione del 19 ottobre scorso. Lipolis fu ucciso in Montenegro perché aveva deciso di avviare una propria attività di spaccio senza il consenso della Sacra Corona Unita. Il delitto avvenne nel 1998, ma il cadavere fu trovato solo molti anni dopo, grazie alle indicazioni di alcuni collaboratori di giustizia. Per accertarne l'identità fu necessario effettuare l'esame del DNA. L'esecuzione di Lipolis fu voluta ed eseguita da Marcello Cincinnato, Tommaso Belfiore, Emanuele Guarini e Antonio Epicoco. A incastrare i killer alcuni pentiti, tra cui lo stesso Belfiore, che fece ritrovare i resti. Restiamo in tema perché la provincia di Brindisi risulta 52esima in Italia per episodi di criminalità avvenuti nel 2020, emerge da un report pubblicato dal Sole 24 Ore. Con 2.718 denunce di reati ogni 100.000 abitanti, la provincia di Brindisi è a metà della classifica nazionale sull'indice della criminalità realizzata dal Sole 24 Ore e che fotografa le denunce registrate relative al totale dei reati commessi sul territorio nel 2020. In cima alla graduatoria c'è Milano con 4.866 reati, mentre all'ultimo posto Oristano, presunta oasi di sicurezza e civiltà, con 1.654 denunce ogni 100.000 abitanti. In Puglia la provincia di Brindisi è al terzo posto per numero di reati dietro Foggia, 11esima in Italia, e Bari, 21esima. Dopo Brindisi la batte 64esima, Lecce 67esima e Taranto 72esima. Nelle classifiche per tipologia di reato la provincia di Brindisi presenta numeri preoccupanti negli omicidi volontari consumati, settimo posto con 1 ogni 100.000 abitanti, e nei tentati omicidi, 11esimo posto in Italia con 2,8 casi ogni 100.000 abitanti. Nella top 10 purtroppo anche i furti d'auto, con 236 ogni 100.000 abitanti in una classifica guidata da Barletta, Andria e Trani. Quarto posto nazionale per le rapine in banca, dietro Bologna e Terni, e quinto per la contraffazione di marchi, con 11 denunce ogni 100.000 abitanti. Ci sono anche però dati incoraggianti: Brindisi è al terzultimo posto in Italia per casi di violenza sessuale. Meglio stanno solo Aosta e Benevento, e al 103esimo per le percosse. Come dire che il rispetto per le donne può essere un buon punto di partenza per una crescita civile e non soltanto in una classifica. Controlli dell'arma dei carabinieri nelle aziende agricole del Brindisino. Green Pass, ok, ma sarebbero emerse altre presunte irregolarità. Michele Iurlaro. L'intenzione era quella di verificare all'interno dei luoghi di lavoro la regolarità dei Green Pass dei dipendenti, ma alla fine i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Brindisi hanno registrato magagne di tutt'altro tipo. Gli accertamenti condotti ad ottobre nei settori edili e agricoli in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro infatti hanno consentito di far emergere presunte irregolarità nei confronti di 6 persone tra imprenditori, committenti dei lavori e lavoratori. A loro carico denunce a piede libero per omissioni in merito a vigilanza sanitaria e impiego di manodopera in nero, oltre che sanzioni pecuniarie per un ammontare superiore ai 40.000 euro complessivi. L'attività dei militari specializzati dell'arma si è concentrata nei territori di Francavilla Fontana, Cisternino e Fasano. Un aspetto positivo ad ogni modo c'è. Sul fronte Green Pass infatti è risultato tutto regolare. Ogni lavoratore era in possesso della certificazione verde obbligatoria o comunque di un recente tampone che attestasse la non positività al Covid. E adesso una notizia che riguarda la sanità, perché la ASL di Brindisi e la Brigata Marina San Marco
sempre più vicine con un atto che è stato firmato ieri, una convenzione che consolida un rapporto già esistente. La Brigata Marina continua a sostenerci periodicamente con donazioni di sangue, soprattutto nei momenti di emergenza, afferma il direttore generale dell'azienda sanitaria Pasqualone. Formalizzare questa collaborazione, dice, assicurerà continuità nelle donazioni e contribuirà quindi a contenere l'emergenza sangue. La ASL, dal canto suo, garantisce nell'ambito delle attività di sorveglianza la processazione dei tamponi per la ricerca di SARS-CoV-2 a cui vengono sottoposti i militari impegnati in compiti operativi. La convenzione, oltretutto, dicono, apre le porte ad ulteriori ambiti di collaborazione tra le due istituzioni. E adesso le notizie in breve da Brindisi e Provincia. La comunità africana di Brindisi e Provincia, che da oltre un anno ha attivato lo sportello informativo migranti, è impegnata da diverse settimane, dopo un accordo ottenuto con l'ASL di Brindisi, ad accompagnare nei centri vaccinali anti-Covid tutti i lavoratori stranieri, anche irregolari, ancora non vaccinati. Un impegno che, oltre a tutelare la salute di tutti, permette di ottenere il Green Pass, senza il quale è impossibile ottenere un'occupazione e si rischia di perdere il lavoro che già si ha. La stagione concertistica Brindisi Classica continuerà ad affascinare il pubblico nella serata di giovedì alle ore 19 presso l'auditorium dell'Istituto Professionale Morvillo Falcone di Brindisi. Quella proposta sarà una serata d'eccezione in compagnia della soprano Mariella Giannone e del pianista Flavio Peconio, dedicata all'ascolto di alcune delle più belle melodie di tutti i tempi, dalla magia dell'opera lirica al fascino dell'operetta e alla canzone classica napoletana. Appuntamento a Brindisi per la quinta edizione dell'International Street Food. Si parte venerdì nel piazzale Lenio Flacco a partire dalle ore 18. I visitatori potranno vivere una giornata all'insegna dell'alta cucina itinerante, che porta con sé tutti i profumi ma anche i sapori dei piatti più famosi della tradizione regionale ed internazionale. La manifestazione ha riscosso molto successo, il pubblico ha accolto con molto entusiasmo il tour. Continua a rivendicare i diritti sul fantomatico tesoro degli imperiali, una presunta ereditiera della nobile famiglia, e la vicenda finisce in Cassazione. Gli aggiornamenti di Michele Giurlaro. Sembra una fake news, parte di questa storia lo è per davvero, ma la presunta erede del fantomatico tesoro degli imperiali, oggetto di un pesce d'aprile doc del quotidiano online Lo Strillone News, ha fatto ricorso in Cassazione dopo che il Tribunale di Torino, condannandola alle spese e dichiarandosi incompetente territorialmente, aveva rimandato tutto a Brindisi. Non si arrende quindi l'anziana signora di origini pugliesi, ma residente in Piemonte, che continua a vantare non solo nobili discendenze, ma anche la proprietà del tesoro della famiglia imperiali, ritrovato, a suo dire, durante i lavori di ristrutturazione del castello. In realtà, come più volte sottolineato, la notizia, battuta il 1 aprile del 2015, era inventata di sana pianta. Un pesce d'aprile, appunto, evidentemente goliardico, che, oltre a qualche risata, produsse anche effetti giudiziari. In primis, la citazione in giudizio del comune di Francavilla, quindi la condanna al pagamento delle spese a carico della donna. E se l'erede non si arrende con ricorso alla Suprema Corte per accertare la competenza territoriale del Tribunale di Torino, non lo fa neanche l'amministrazione comunale, che dopo l'appassionata difesa dell'avvocata Paola Diana ha dato mandato alla professionista e al collega Francesco Vanzetta di rappresentare l'ente anche in questa fase. E pazienza, se no quel tesoro, valutato dall'ereditiera in 2 miliardi e mezzo di euro, in realtà non sia mai esistito. È tutto anche per la cronaca da Brindisi, una breve pausa, ma tra poco torniamo in diretta da questi studi con il TG di Lecce. A tra poco.